tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi un video svuota la spesa, come avete letto dal titolo. Sono tornata alla mia vecchia Lidl perché vi dico subito che all'Eurospin ha dei prodotti che mi piacciono e la pasta a noi non è piaciuta per niente. Qualcuno di voi mi ha commentato sotto il video, sotto lo svuota la spesa dell'Eurospin, che la pasta dell'Eurospin, appunto, ora non ricordo la marca perché l'ho finita, era piena di amido. Ve lo confermo, strapiena di amido, cioè la cucinavi, veramente ti rimaneva tipo attaccata ai denti. Non mi è piaciuta per niente. Cioè, tra le due paste preferisco assolutamente quella del Lidl, anche se me l'avete sconsigliata, però tra le due è quella che preferisco. Comunque, vuota la spesa, Lidl. Vi faccio vedere così un po' velocemente cosa ho preso. Sono entrata per prendere, ma sì, prendo due cose giusto per averle a casa. Ma che, ho fatto la spesa, 100 euro così. Allora, briochine per la colazione, queste qua, i cornetti col cioccolato. Aspettate che chiudo magari la tenda perché sennò mi si riflette e non riuscite a vedere nulla. Ok, direi che così sembra che vada meglio. Comunque, poi ho preso del riso. Tè alla pesca e tè al limone. Comunque sono passati 2 giorni da quando ho comprato le scarpe Andry e ancora non se le ho messe. Piccola parentesi. Poi ho preso 2-3 pacchi di pasta perché mi servivano. Ho preso questi qua piccolini, vitalini. Ho preso questa pasta mista. Ho preso queste mezze maniche. Poi, di pasta mi sembra nient'altro. Poi ho preso il couscous, perché ho visto un sacco di ricette col couscous che io non pensavo e che mi hanno proprio invogliato di nuovo a comprarlo. Io già lo prendevo, però per me i bambini lo facevo tipo minestrina, quindi col brodo, o asciutto se a loro non gli andava il brodo più che altro. Ma ho visto delle ricette veramente super gustose. Vediamo se riesco a farne qualcuna in questo periodo e magari ve le faccio anche vedere. Poi del latte, di questi ne ho presi 2, ecco qua l'altro. Poi il caffè, anche se non mi piace più questo tipo di caffè, ma ero al Lidl e l'ho preso, perché poi ti trovi e ti piace o non ti piace lo prendi, perché alla fine dici vabbè, mi serve, va bene. Poi c'era questo succo di frutta in offerta a 99 centesimi della Yoga. I savoiardi, perché voglio fare il tiramisù. Poi delle birrette, questa, ho preso anche le lattine perché non si sa mai, magari vogliamo fare un picnic, ce le vogliamo portare dietro, ce l'abbiamo. Poi ho preso dei sofficini, questi qua tipo sofficini ai funghi, e ne ho preso un altro che è al prosciutto, perché al pomodoro e mozzarella non ce n'era più. Poi Philadelphia, 99 centesimi, sedani rigati. Questo tipo di pasta qua a me piace tantissimo. Questo e quelli fatti, la pasta mista, non so se mi piacciono. E poi io dico ai bambini, ma bambini, la pasta è tutto uguale. No, non ci piace quella, vogliamo l'altra. I formati, che poi il gusto è lo stesso, però fa capire. Poi ho preso questi qua, questa volta li ho presi di marca perché erano in offerta. Venivano 2,50 € anziché 2,99 €. Li ho messi a paragone con gli altri sottomarca e al chilo costavano meno questi. Ora non ricordo il prezzo, però costavano meno questi al chilo rispetto agli altri sottomarca. Quindi ho detto, per una volta glieli prendo magari di marca ai bambini. Poi ho preso delle mele, queste qui, 1,30 €. Il pane per sandwich. Poi, vediamo un po'. Ah, ho preso i grissini, questi qua con i coupon. Quelli dovevano essere in omaggio. Ho preso della rucola che era scontata. Il mascarpone che mi serve per il tiramisù. Poi ho preso questo qua, formaggio fresco, perché in Albania abbiamo mangiato quella salsa yogurt. Non so se l'avete notato, quando siamo andati a mangiare fuori sul lungomare, c'era un piattino con la salsa yogurt. Ci sono un sacco di ragazzi albanesi che mi seguono e quindi loro sapranno di che cosa parlo. Salsa kos, ora lo dico come lo dico. E praticamente a me piace tanto. E c'ha l'aglio e l'aglio e il cetriolo dentro.
Allora, siccome l'altro giorno mi è venuta voglia di questa cosa, avevo un formaggio spalmabile, quello sottomarca, tipo Philadelphia per capirci, ma quello nella confezione. Allora io ho messo un po' d'aglio, io ho messo un po' di cetriolo, che il cetriolo l'ho frullato, ho fatto perdere un po' d'acqua, ho fatto un po' di movimenti, comunque gli assomigliava, non era uguale, perché assolutamente come il pane che mangi, che ne so, in Toscana, non è, anche se è il pane toscano qua in Piemonte, non è lo stesso pane, cioè ha un gusto diverso. Però gli assomigliava ed ero molto soddisfatta. Allora ho visto questo formaggio fresco e ho detto la prossima volta proverò a farlo con questo qua. Diciamo che non ho guardato neanche la scadenza. Ah, scade il 18 maggio, quindi vabbè, prossima settimana magari lo faccio. Voi albanesi che mi seguite, se avete qualche ricetta di quella salsa COS, salsa yogurt che sia, scrivetemela perché la voglio fare assolutamente, perché mi piace tantissimo. Io la mangio così proprio come budino, non so, ma mi piace veramente tanto. A me piace tutto ciò che è diverso da quello che conosco. Mangio tutto, mangio proprio tutto. Va bene, vado avanti. Allora, poi ho trovato gli altri sofficini che vi dicevo, quelli col prosciutto, perché al pomodoro non ce n'erano più. Qui c'è l'altra birra in lattina. Ho comprato lo scalogno. Che c'è, Kira? Vuoi uscire? Vuoi andare in cortile? Adesso ti apro. Poi ho preso una di cioccolata, questa qua, cicognussa. Poi, ah, ecco. Poi ho preso i filetti qua di merluzzo, perché mi sono accorta che non preparo abbastanza pesce a casa. Quindi ho detto, per avere qualcosa di comodo, di pratico, per aver più voglia di cucinarlo, ho preso appunto questi qua. L'altro giorno alla festa della mamma, io ero a casa che sistemavo, facevo, insieme ai fiori, mio marito e mio figlio hanno comprato anche le alici e gli anellini, quelli da fare fritti. Mirko mi ha detto, no, gli ho detto, Mirko, però mamma non ha voglia di pulire le alici. No, mamma, ci penso io, mi ha detto, quasi 11 anni. Vabbè, secondo voi gli ho lasciato pulire le alici? No. Allora mi sono messa lì, ho pulito le alici e mi sono resa conto che veramente come pesce ne mangiamo proprio poco. Devo iniziare a comprare qualcosina in più in modo anche da mettere proprio nell'alimentazione di tutti i giorni, perché alla fine più o meno mangiamo sempre le stesse cose. Perciò ho comprato i filetti di merluzzo. Spero che abbiano poche spine dentro, perché sennò smetterò di nuovo di ricomprarli. Poi ho preso la salsiccia di tacchino, questa qua è buona del Lidl, mi piace, ho preso due confezioni, e una di macinato che tengo di scorta nel freezer, perché non riesco ad andare in macelleria, cioè proprio non riesco con le tempistiche, non ce la faccio. Poi del provolone piccante, misto per soffritto, che potrei farlo anch'io a casa, ma lo vendono già fatto e quindi lo prendo già fatto. Ho preso due mozzarelle. Poi lo Scottex, perché Mirko ha l'allergia, ogni 3x2 tra Scottex e fazzoletti qua vanno così. Per oggi per merenda gli ho preso i bambini queste ciambelle qua. Mi sembra che costino 1,50 € 4 ciambelle, sono quelle zuccherate. Se ne mangiano due a testa e sono più che a posto. Apro a Kira perché continua a piangere. Cosa ha visto fuori? Non lo so, ve lo dico, adesso ve lo dico. Cosa c'è? Dove devi andare? Piangeva perché? Voleva stare fuori al sole sdraiata su quel mezzo tappetino. Guarda, guarda, guarda. Mannaggia lei, mannaggia. Monella, vai, vai, vai fuori, tranquilla. Non ti voglio disturbare. Torniamo noi con le ultime cose. Vi faccio vedere ancora le vongole. Queste qua che ogni volta che vado a Lidl le prendo, perché sono un salvacena super mega velocissimo e sono buonissime. Costano 3 euro, però sono veramente buone. Poi ho preso della bresaola. Voglio mangiarla con la rucola, oggi è pranzo, visto che sono sola soletta. E poi ho preso questo qua. Allora, latte fermentato con lieviti, che secondo me assomiglia un pochettino allo yogurt che bevono in Albania e lo accompagnano ai pasti. Ora, mi riferisco sempre a chi è albanese e chi mi segue. Se l'avete provato, se assomiglia un pochettino a salsa COS. Ok, poi, perché io quando vado da una parte e conosco cose nuove, quando ritorno a casa le cerco sempre. Come se vado in Grecia, torno a casa e... No, se vado in Grecia, cioè non è che vado in Grecia ogni 3x2, però è capitato di andare in Grecia, quando sono tornata cercavo delle cose che mi ricordassero la Grecia. E ogni volta che ci sono i prodotti grechi
a Lidl, faccio che prenderli perché mi ricordano la vacanza. Va bene, poi Crème Caramel, questo non lo prendo da tantissimo tempo e spero che Andri smetta di mangiare caramelle e schifezze, magari si mangi un Crème Caramel, è sempre schifezza ma è meglio della caramella secondo me. Prosciutto e mortadella per la solita questione che non sono andata in gastronomia, non ho voglia di fare coda in gastronomia. Dei gelati, questi qua sono tipo i Magnum, sono super mega buoni, buonissimi, piacciono tanto anche a me. Ci sono anche quelli bianchi, quelli neri con, cioè, cioccolato fondente fuori e bianco dentro, mi sembra, comunque sono molto buoni. Poi degli yogurt, perché Mirko adesso per colazione ha iniziato a mangiarsi gli yogurt, quindi io ho preso quelli al caffè e quelli al cocco. È un periodo, però va bene. Del formaggio grattugiato, l'aglio in polvere che puntualmente, io non so voi, ma a me puntualmente mi si inumidisce e devo sempre stare lì con la forchetta quando arriva più o meno a metà a sgranarlo per poterlo usare. Non so, e vabbè, adesso l'ho comprato, lo metterò da un'altra parte che non è sopra la cucina e magari dura di più. Poi ho preso dei Wuster, qua c'è poi l'altro yogurt, delle olive taggiasche. Del formaggio, del pesto, questo dovrebbe essere senza aglio. Ho lasciato la finestra aperta e non si vede nulla. Senza aglio, comunque del pesto. Poi ho preso del burro senza lattosio, che a quanto ho sentito è uguale al burro normale. Proviamo. E poi ho preso questo qua di fagioli e tonno, che ogni tanto li davo a mio marito l'anno scorso. Adesso iniziamo di nuovo il periodo delle insalate, delle cose al lavoro un po' fresche, un po' veloci. E quindi ho preso questi qua che oltretutto erano in offerta. Ok, boh, poi ho preso l'acqua. Basta. Basta, mi sembra che non ho preso. No, c'è un'altra busta. Ah. Spuntano. Eccola qua, allora, l'uva senza semi, anche questa era in offerta 1,50 euro, mezzo chilo. Il pane che ho fatto affettare. Poi ho voluto provare queste polpette, che erano anche scontate, di carne suina, in parte tritata finemente, precotte. Allora, preparazione in microonde, un pezzo riscaldare per 90 secondi a 600 watt. In forno, cuocere in forno statico con fonte, no, con fronte di calore superiore e inferiore. Preriscaldato a 180 gradi. Allora, in forno 13-15 minuti. In microonde 90 secondi, quindi sono 6, 1 minuto e mezzo. E in padella un po' d'olio per 8 minuti, quindi non credo che siano tanto precotte. Secondo me sono solo così, ma secondo me sono proprio da cuocere. Vabbè, comunque, l'ho presa, era un'offerta 1,50 euro. Ho detto le provo perché quando magari vado al lavoro mi porto qualcosa da mangiare che non sia sempre pasta o pasta fredda ho pensato magari di provarle prima e poi per potermele portare poi al lavoro. Va bene, poi ho preso le cosce di pollo che erano in offerta anche queste e poi i biscotti per i bambini, questi qui. E boh, basta. Veramente basta, adesso non ho più buste che girano per casa, quindi questo è quello che ho preso. Vado a sistemare la spesa per la mia felicità. Dico per la mia felicità perché io quando faccio svuota la spesa, questo è il risultato che ho sul tavolo. Quindi devo sistemare velocemente tutto perché ci sono i congelati mischiati con i non congelati, quindi mi devo muovere. Boh, non mi perdo in chiacchiere, mi muovo, mi do una mossa. Spesa sistemata tutta. Alla fine per pranzo non mi sono più fatta la bresaola con la rucola come pensavo io inizialmente di volermi fare, ma mi sono mangiata una di queste mega polpette. Che poi c'è scritto polpette, ma a me sa più di hamburger, è veramente grande. Una sola mi è bastata e poi ho mangiato, mi ero dimenticata che c'erano delle zucchine che avevo fatto ieri nella friggitrice ad aria calda e quindi mi sono finita quelle zucchine lì con una polpettona, diciamo così. E devo dire che è veramente buona, non pensavo. Ora mi faccio un caffè. Guardate che carino. Questo qua me l'hanno regalato con della Stenom, dei prodotti della Stenom, si raccoglievano tipo i punti, una cosa del genere e ho preso questo barattolo qua, che in teoria serve per i biscotti perché c'è scritto, ma io ci ho messo le cialde dentro e ci sta veramente bene vicino alla mia macchinetta del caffè.
che ho intenzione di cambiare. Vorrei prendere, togliere le cialde e provare il caffè, quello lì con la polvere, col gruppo, tipo il caffè del bar. Vorrei vedere com'è, mi piacerebbe provare, vediamo un po'. Allora, adesso il caffè, adesso mi bevo il caffettino, poi porto Kira a fare un giretto fuori, così corre un po', si scatena un po', perché adesso voi non la vedete mai sul divano, tutta mezza addormentata, non ha più voluto stare fuori. E cosa vi volevo dire? Andrò a vedere Andri perché faranno uno spettacolino, hanno fatto delle lezioni così di ballo e quindi hanno fatto una coreografia, non lo so cosa hanno fatto, quindi non vedo l'ora di andare a scuola. E sarà proprio nell'oretta prima che devono uscire di scuola, quindi mi prendo il caffè e poi vado a prendere Andri. Non vi farò vedere nulla perché per questione di privacy non posso riprendere niente, i bambini e tutto il resto voi sapete. Niente, quindi io chiudo qui il video, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!